Ecco, buonasera a tutti, buonasera al pubblico che progressivamente si va allacciando a questa trasmissione. Restiamo in attesa qualche attimo e poi passeremo direttamente a dare la parola all'autore e alle persone presenti dal vivo nella nostra trasmissione. Anticipo già a voi che ci state seguendo che c'è la possibilità di intervenire in ogni momento, sia scritto, intervenendo naturalmente mettendo un post sotto la pagina Facebook attraverso il quale state vedendo questa trasmissione, sia se desiderate. Incollando il link che adesso vi darò sulla barra delle connessioni internet e accedendo direttamente alla sala, quindi potendo addirittura apparire in video e in voce con noi che siamo presenti. Ecco, perfetto. Allora, in ordine di apparizione. Eccoci. Non si Si sente. vede, ma adesso in questo momento mi si vedrà. Buonasera a tutti. In ordine di apparizione a scendere, Tiziano Manfescioni, l'autore nostro ospite della serata, e due carissimi amici, entrambi, come potremmo dire, esperti di letteratura, è quasi diminutivo, insomma, perché sono entrambi degli autori e creatori di letteratura. Sono Giulio Gasperini, che molti di noi conoscono, toscano trapiantato ad Aosta, che più e più volte è stato da noi, recentemente guidando una scuola, chiedo scusa, un laboratorio poetico, perché di scuola non si può parlare, un laboratorio poetico che si è tenuto sotto l'egida della Provvigione italiana proprio nel scorso primo spicchio d'inverno, insomma, in febbraio, e poi Simone Evangelisti, insegnante di italiano, è persona molto nota e apprezzata nell'ambito tiranese. Buonasera a tutti, dunque. Caro Grazie. Tiziano, vediamo un po' Buonasera a di tutti. darti la dovuta, come dire, il dovuto spazio, insomma. Tu sei il protagonista questa sera, sei lo scrittore di questo testo. Sei lo scrittore di un testo che ha già nel titolo riporta sostanzialmente quello che è il tuo approccio alla lingua e il tuo particolare e singolare approccio alla realtà, oltre che alla lingua, visto che insomma sembra che sia proprio la lingua che fondi la realtà. Dacci un'idea e dacci un'impressione breve sul processo creativo che ti ha spinto a dar vita a questo testo e come questo testo in qualche modo si compone, insomma. E oltre a questo, quali erano gli obiettivi che ti ponevi nel momento in cui hai iniziato a assemblarlo? Perché forse si tratta di un assemblaggio, dico male? Assemblaggio, no, no, è veramente un assemblaggio. C'è una prima parte che è appunto fatta da facezie, motti, giochi linguistici, insomma, ecco. E la seconda parte invece è un racconto similgadda, cioè è proprio detto tutto, è proprio detto tutto perché è uno dei miei autori preferiti, dunque ecco che ho cercato di imitarlo e anche allontanandomi da questo grandissimo ingegnere in blu. Ok, allora quindi la prima parte sono appunto facezie delle battute, no? Insomma, dei giochi linguistici. Ecco, questo è piuttosto facile perché uno prende un dizionario, si mette lì e da lì saltano fuori tutte le battute, tutti i giochi linguistici che uno può creare, insomma. Invece per
racconto Similgada, ecco lì, si può dire che è tutto inconscio, inconscio con un ossimoro, potrei dire inconscio controllato, ok? Inconscio controllato, nel senso che io da questo racconto ci ho preso proprio piacere puro allo stato puro, ok? La scrittura come piacere, ok? Questo forse salterà fuori, no? Quando uno si mette a leggere gli incipit, avrà un piacere infinito. Un piacere infinito. Allora, io non sono modesto, sono abbastanza modesto, però in certe occasioni no, in questa no. Allora, perché appunto quella scrittura, a mio avviso, è quella che mi è più congeniale. Mi è congeniale perché tira fuori delle particelle di inconscio in una struttura fatta di assonanze, allitterazioni, ossimori, proprio una l'apoteosi della retorica, insomma, ok? L'apoteosi della retorica. Quindi, ecco, se Albert me lo permetterà, potrei presentarvi con una PDF questo libro, insomma, ecco. Sì, te lo Allora, permetto, posso? Allora, nel senso che se vuoi caricarlo, volentieri. va bene, ce l'ho già qua, guarda, ce l'ho già qua, eccolo qua, vediamo un po'. Allora, prima bisogna condividere e poi andiamo a un attimo. Allora, qua ora siamo espertissimi di DAD, di computer e di. Beh, voglio dire, se non lo sei diventato quest'anno, restando. Quando lo sono diventato, sì, lo sono diventato. Allora, eccola qua. Si vede qua tutto? Ah, aspetta, no, non la... Aspetta, che add to stream, vediamo un po' se adesso... Adesso si vede. Si vede? Sì. Sì. Ok. Allora, quindi ecco questa presentazione di un libro particolarmente strano, no? Insomma. Allora, non so voi, ma vi siete mai chiesti cosa sono queste sinapsi, insomma, queste sinapsi? Non è una domanda che ciascuno di noi si fa quando si alza la mattina, certo, ma ecco che però durante il pomeriggio, ma soprattutto la sera, forse se lo chiede, che cosa sono queste sinapsi? Queste sinapsi sono regioni specializzate di contatto tra neuroni, dunque tutto quello che abbiamo dentro nel nostro cervello che permettono appunto la trasmissione dei messaggi. Ora, quindi, come mai questo titolo? Come mai questo titolo? Le sinapsi preferiscono la Pepsi. Ora, se fate vedere un piatto di insalata alle vostre sinapsi, ok? Ecco, mettiamo che questa sera voi abbiate mangiato insalata, ok? Ecco, le vostre sinapsi, ma è proprio scientificamente accertato, le vostre sinapsi hanno reagito a questa maniera qua, ok? Praticamente morte. Praticamente morte. Allora, inoltre, se invece fate vedere questo alle vostre sinapsi, ecco che è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia e ve ne saranno riconoscenti per tutta la vita. Ecco, questi sono le sinapsi, no? Queste. Ecco perché sono stato proprio affascinato da questa parola, sinapsi. Però,
Poi sono andato alla ricerca del seguito, no? Dunque ho pensato, ci vorrà un titolo che stimoli le sinapsi, e dunque la Pepsi. Pepsi, che tra le altre cose ho visto che già qualcuno ci aveva pensato, Elio e le storie di Etese, un 15 o 20 anni fa, si era avvicinato a questo titolo, non era proprio questo titolo, però faceva appunto riferimento alle sinapsi. Ora, quindi, le sinapsi preferiscono la Pepsi. Ho cercato anche di contattare la Pepsi per avere un bonus, ma questo mi è stato negato. Questo è veramente stato... Io ho continuato a dire, guardate che vi faccio la pubblicità. No, mi hanno detto no grazie, forse era meglio che ti rivolgevi alla Coca-Cola. Ok, quindi eccolo qua. Quindi questa è la copertina del mio libro, insomma, del mio libro che si deve alla bravura, alla cultura e alla perseveranza di Alberto, che è un genio dell'editoria. Ma appunto. Ha visto giusto pubblicando questo libro. Poi bisogna anche citare il grafico, vero Alberto? È più che opportuno, perché Paolo Belcao è stato veramente bravo in questo mestiere, ecco, di assemblaggio. C'è anche la sua arte qua, quindi è proprio da sfogliare. Allora, quindi avrei potuto rimare con la stipsi, ok? Cioè le sinapsi regolano la stipsi. Ma le sinapsi quindi regolano la stipsi, ma i risultati sarebbero stati devastanti per un libro. Cioè... ok? Quindi vedete come c'è stato proprio una ricerca di marketing, un marketing per questo titolo. Ok? Ora andiamo dentro, insomma, nel più profondo di questo libro. Andiamo quindi a spilluzzicare, nella speranza che ci sia, come per le ciliegie, cioè una ciliegia dunque tira l'altra, no? Insomma, ecco. Allora, la prima che ci appare è questa. Dove è soggiornato Lazzaro dopo essere stato resuscitato da Cristo? Ok. Credo che sia a tutti nota la vicenda. Ecco, io l'ho fatto soggiornare in un resort. Ok? Ecco, in un resort, perché appunto non è blasfemia comunque questa. È solo prendersi un po' in giro, ecco. Non è, c'è niente di ideologico né di politico, ecco. Le mie sinapsi hanno reagito in questa maniera, in un resort, dunque. Va bene, poi chi ti importuna mentre stai mangiando tranquillamente il tuo panino in Piazza Duomo? L'impiccione, ok? L'impiccione sarà capitato anche a voi di trovarsi tra le scatole un piccione, dunque un impiccione che vi ha stravolto il pranzo. Poi, qual è lo stato di un uomo dopo 30 anni di matrimonio? Questo non è il mio caso di sicuro. Qual è comunque lo stato di un uomo dopo 30 anni di matrimonio? Non ci crederete, ma è spossato, proprio è veramente a pezzi dopo 30 anni di matrimonio. Ok? Poi, devo continuare o
Volete. Sarei tentato, proprio per spezzare un pochino, di chiedere qual è la sensazione che provano i due amici, insomma, di fronte a quest'opera e a questo processo, insomma, di natura creativa. Abbiamo un poeta, Giulio è un poeta essenzialmente, oltre ad essere un critico, e abbiamo un conoscitore molto fine della letteratura italiana, insomma, che è Simone stesso. Non so se Simone a sua volta sia creatore o scrittore, ma ad ogni modo credo che ciascuno nel suo ruolo, in questi ruoli, possano in qualche modo darci delle sensazioni, in primo luogo, su ciò che hanno ascoltato e sul modo in cui Tiziano propone l'approccio alla lingua. Ma voi due, non so chi volesse prendere per primo la parola. Giulio? Giulio? Sì, buonasera. Intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie dell'invito. Insomma, io ho recensito questo libro sulla rivista Cronica Libri già, insomma, quando è uscito e devo dire che era stato un incontro molto, molto particolare. Quello che posso dire io sul libro e appunto su quelle slide che ci ha appena fatto vedere Tiziano è una riflessione sulla lingua, una riflessione sulla lingua perché appunto sia scrivendo poesie ma anche insegnando italiano a stranieri, questa questione della lingua diventa fondamentale. E sottolineo italiano a stranieri perché in realtà l'insegnamento dell'italiano a stranieri è molto diverso dall'insegnamento della lingua italiana a chi ha l'italiano come lingua madre, perché lo straniero va alla scoperta di una lingua, la scoperta di una lingua che non conosce, di strutture linguistiche che non conosce, di suoni che non conosce. L'italiano è una lingua difficilissima dal punto di vista dei suoni per uno straniero, nonostante si dica che l'italiano si legge come si scrive, non è vero, non è assolutamente vero. E la gran fatica degli studenti stranieri nell'imparare l'italiano lo rende abbastanza palese. Perché faccio questo riferimento? Perché, come ha fatto vedere l'ultima slide, una S cambia il senso delle cose. Una S cambia la percezione, cambia il contesto, cambia il campo semantico. Una S serve per decostruire un immaginario e per crearne un altro. E questa è la grande potenza della parola che Tiziano mette molto in rilievo in questo libro, peraltro utilizzando comunque una metodologia che potrebbe sembrare ludica, appunto, cioè sembra scherzare. In realtà l'operazione che fa Tiziano è un'operazione ben più complessa, ci porta proprio in questo, come dire, in questo compito della lingua di creare dei mondi. E Tiziano lo fa molto bene, sfruttando chiaramente quelli che sono dei costrutti culturali che noi abbiamo. Quindi, quando noi ci troviamo spiazzati di fronte ad una di quelle, di quei collegamenti che Tiziano ci presenta, perché rimaniamo spiazzati? Perché chiaramente noi ci aspetteremmo delle cose leggendo magari la prima parte, perché quello è il nostro costrutto culturale. Invece Tiziano decostruisce questo e credo che ai nostri giorni, nell'epoca, devo dire, estremamente complessa che viviamo, come disse Bartolomé de las Casas per l'epoca che visse lui nel Cinquecento, un'epoca così nuova e così diversa da ogni altra, io faccio sempre mie queste sue parole per definire il momento che noi stiamo vivendo. Secondo me, uno dei compiti che più ci dovrebbero coinvolgere
è proprio quello di decostruzione della realtà. Probabilmente la realtà che avevamo prima, la normalità che avevamo prima, era il problema, che ci ha trovato completamente disarmati di fronte a questo tempo così nuovo e così diverso da ogni altro. E la lingua può dare un contributo. La lingua, come la intende Tiziano, come la usa Tiziano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Tiziano prima, nell'utilizzo del vocabolario, nel fatto che le parole saltino fuori dal vocabolario. Il vocabolario è un libro meraviglioso, andrebbe letto quotidianamente, andrebbe letto costantemente, andrebbe tenuto sul comodino e sfogliato giorno per giorno. Io questa è una cosa che dico sempre nei miei laboratori di poesia: ci sono delle parole straordinarie nell'italiano che hanno già nel suono una potenza di significato. Quindi chiudo intanto questo mio primissimo intervento dicendo questo: l'atteggiamento di Tiziano con i significati e i significanti delle parole, secondo me, è quello che dovremmo avere noi nei confronti delle costruzioni culturali che abbiamo. Grazie mille, Giulio. Prego, Simone. Dunque, innanzitutto grazie, perché è un'occasione divertente. Questo non è una parola così usuale quando si fa letteratura, vi assicuro, perché siamo sempre troppo seri, sempre, come dire, nel nostro ruolo di intellettuali tormentati e tormentosi. Quindi grazie, perché Tiziano, hai già introdotto bene quello che è lo spirito, cioè quello di osservare con una certa distanza, con una certa ironia, che ci permette di essere solidamente sulle nuvole, per parafrasare Flaiano, che ovviamente non puoi non venire in mente Flaiano, e soprattutto in questo momento di crisi di governo, la situazione politica in Italia è grave ma non è seria, ci viene in mente quelle cose lì di Flaiano quando si legge Tiziano, inevitabilmente. Ma c'è anche un'altra parte di Tiziano che lui ha abilmente celato per la seconda parte, spero, che è quella, diciamo, gaddiana, anche un po' sofferente, che giustamente ha lasciato per ora un po' in ombra. Quello che volevo dire è semplicemente questo, è che la mia domanda a Tiziano è questa: una volta, quando ci siamo fermati a chiacchierare davanti a un caffè, in un caffè, ti ho chiesto come sei arrivato alla scrittura, e la cosa che mi ha colpito molto è come la tua prima scelta è stata quella dell'immagine abbinata alla scrittura. Io penso che in realtà anche in questo libro tu non ti sia allontanato dalle immagini, o mi sbaglio? No, beh, certo, anche qua sono dei flash della mente, no? Insomma, delle intuizioni. Quando c'è l'intuizione, vuole dire che due sinapsi stanno creando un'immagine, ecco, stanno creando un'immagine. Possono essere sinapsi accese se abbiamo di fronte una fetta di torta, oppure spente. Ecco, quindi sì, hai ragione con questa cosa del cortocircuito che va a creare un'immagine proprio, sì, certo. E io, come tu sai, insomma, sono anche un appassionato, no, di fotografia, quindi anche quell'aspetto ha influito sicuramente. Poi anche quando scrivo, ecco che mi si affastellano tutte queste immagini anche, sì, certo, soprattutto quando ho scritto gli incipit. Lì ho veramente avuto piacere. In più, consiglio questa scrittura proprio che si rincorre, che fa le evoluzioni, proprio
per non spendere tutti i soldi dall'analista, ok? Quindi uno anziché andare dall'analista può sicuramente scrivere in maniera fantasiosa e creativa, e quindi questo, insomma, ok? Perfetto, Tiziano. Direi, se vuoi, che puoi andare avanti con l'esposizione che avevi in programma. Va bene, la finisco. Adesso condivido ancora. Ecco qua. Scusate, grazie, però la sentiamo benissimo. Ok. Allora, poi... Eccolo qua, quindi vedete tutti? Perfettamente. Allora lasciamo questo spossato. Allora, poi c'è questa frase, memens mori, ok? Memens mori. Qui è una fotografia che è appunto della guerra civile di Spagna, no? Che di Robert De Capa, no? Credo. Ecco, allora, qua, quindi, memens mori cosa potrebbe essere? Non è il momento della morte, no, non è il memento mori, ma è morire dopo un'indigestione di memens, ok? Quindi uno che fa un'indigestione di memens mori, ecco che muore perché ha mangiato troppi memens. Ecco qui faccio ancora pubblicità, ho anche chiesto alla Memens se ci fosse stato un contributo per la mia opera, niente, non mi è stato risposto picche. Poi andiamo al piatto forte della serata, cos'è la scatologia? Ok, cos'è la scatologia? Allora, per chi conosce il greco, io non lo conosco, però so che cosa vuole dire appunto questa parola. La disciplina scientifica che studia il contenuto delle scatole di Piero Manzoni, ok? Il nostro artista, ok? Quindi, ecco, quindi è una battuta per dire che la scatologia è appunto questa disciplina scientifica. Quindi con questa provocazione di un artista degli anni 60 a Milano. Poi, epiteto in romanesco verso una cartomante, qua abbiamo Ermonnezza, il romanaccio per eccellenza. Quindi, epiteto in romanesco verso un cartomante, astrolega. Ok, quindi astrolega. I non valtellinesi faranno un po' più fatica a capire, ma insomma. un po'. Quindi bisogna unire la all'astrolega, no? Cioè una cartomante è anche una che è una. Un'appassionata di astri, ok? Di astri, quindi astrolega. E questo è l'epiteto in romanesco. Poi veniamo sul versante del lavoro rifiutato dai sacerdoti. Il lavoro rifiutato dai sacerdoti è questo. Preferirei non essere assunto. Okay. Assunto ovviamente in cielo. Quindi sono questi doppi sensi, significati diversi, no? Che vado a ricercare, no? Insomma, e come escano dalla mia testa, questo non ve lo so dire. Allora, questo libro è stato pubblicato il 19 dicembre del 2019 e da quel momento non che mi sia fermato, insomma, non mi sono fermato, ecco. Ho continuato a
a scriverne altri. Ne ho il mio lì e aspetto che il nostro buon Alberto mi chieda di fare una nuova edizione delle sinapsi con un altro titolo, ok? Con un altro titolo, però di preferenza senza la stipsi, perché sennò sarebbe... Sì, no, effettivamente, altrimenti navighiamo veramente. Ho una domanda per Giulio, se posso. Ok, via. Aspetta, sempre che riesca, ecco, ma scusami Giulio, ho pasticciato io con la cosa, ma non un secondo solo. Dove è finito Giulio? È sparito. No, scusatemi, ma sono i capricci della cosa. Domanda per Giulio è questa. Durante i laboratori di poesia che si sono tenuti a gennaio e febbraio, tu hai insistito molto sulla costruzione, in qualche modo, del tema poetico attorno a parole inusuali, inconsuete, o hai molto insistito su esercizi che erano basati proprio anche sulla ricerca di significati particolari dei termini, su allitterazioni, su modifiche parziali della parola, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe proprio che tu ripercorressi un po' il senso e il significato di questo, che ci ha indicato come un processo creativo in qualche modo necessario e opportuno all'interno della creazione poetica. Questo è l'anno dantesco. Sono 700 anni che il più straordinario scrittore che sia mai esistito sulla faccia della Terra è morto. E l'Accademia della Crusca sta facendo una cosa meravigliosa, cioè ogni giorno sta pubblicando una parola presa per adesso dalla commedia, poi non so se si spingeranno anche in altri testi. Circa il 70-75%, vado a memoria, ma potrebbe essere anche qualcosa di più, del lessico dantesco è lessico comunemente usato dalla lingua italiana. Però dall'altra parte, come diceva De Mauro in una ricerca che aveva fatto, il lessico base dei parlanti nativi italiani si sta riducendo terribilmente, stiamo usando sempre meno parole e ne stiamo dimenticando tantissime altre. Io scommetto molto sulla parola, cioè secondo me la parola è veramente uno strumento fondamentale, ma non solo per comunicare, perché ovviamente per comunicare è indispensabile, ma lo è molto di più per decodificare, come dicevo prima, la realtà, quello che viviamo, quello a cui assistiamo. La contrazione, per esempio, che noi abbiamo nella nostra comunicazione istantanea, nella nostra messaggistica, è estremamente abbrutente da questo punto di vista, perché ormai ci siamo abituati a dover comunicare velocemente, a dire quanto, a non dire niente di superfluo, a non dire quello che serve, per molto spesso usando anche termini in inglese, che io non sono contrario al termine in inglese a prescindere, però chiaramente bisogna farci anche delle riflessioni. La riscoperta, e questo Tiziano per esempio lo fa, la riscoperta soprattutto nella seconda parte del libro, poi magari dopo Tiziano ne diamo un accenno a questa parte finale, che è completamente diversa dalla prima ma è altrettanto interessante. Riscoprire delle parole, le parole sono, hanno una vita, la lingua vive, grazie al cielo, e vivendo, come tutte le cose, la lingua si consuma, le parole con l'uso si consumano, ci sono delle parole che
hanno un significato che si è allontanato probabilmente da quella che era la loro etimologia, il loro senso primo. E quindi su quelle parole bisognerebbe fare un lavoro di ricostruzione del senso, cioè bisognerebbe proprio rimpadronirsene. Per esempio, una parola che io detesto è integrazione, che ha fatto una bruttissima fine. Attraverso un uso completamente scorretto, chiaramente, del significato. Dall'altra parte ci sono tutta una marea di parole sconosciute o che non si usano più, che invece, secondo me, andrebbero riscoperte. Per esempio, io cito sempre questa parola perché mi è rimasta impressa, ravanando anch'io come Tiziano nel vocabolario, una volta mi sono imbattuto in una parola meravigliosa che è nottante, che indica l'infermiere di notte. L'infermiere che lavora di notte si chiama nottante, che è una parola meravigliosa, una parola dal suono meraviglioso, una parola dal potenziale significato meraviglioso. E questo, secondo me, è il compito, lo sarebbe di tutti, ma lo è ancora di più per chi con le parole ci gioca. Non voglio dire ci lavora, perché in realtà noi non ci lavoriamo con le parole, ma ci giochiamo, come fa Tiziano, come ha fatto vedere benissimo prima. E questo è quello che noi dovremmo far capire a tutti, che le parole indicano una cultura. Questo è quello che diciamo sempre ai nostri studenti di italiano, cioè se io voglio capire una cultura devo confrontarmi con le parole. Io sono rimasto scioccato una volta durante una lezione quando ho scoperto che in tigrino e in varie altre lingue del Corno d'Africa forchetta si dice forchetta e lampadina si dice lampadina. E forse io sono stato ingenuo nello stupirmi di fronte chiaramente ad una parola che è un retaggio culturale di un'epoca di dominazione, di colonialismo, però mi ha molto colpito questa roba qua. Ho capito meglio la cultura del Corno d'Africa capendo da dove derivano certe parole. Perché con le parole noi ci esprimiamo, e quando ci esprimiamo, esprimiamo anche quello che noi sappiamo. Quindi io nei miei laboratori, ed è una delle cose che ho più apprezzato nel libro di Tiziano, e ripeto, soprattutto nella seconda parte, dove c'è chiaramente, adesso poi ecco, inviterei magari dopo Tiziano a dare un accenno di questa parte, non voglio spoilerare niente, però c'è chiaramente un'intenzione più in tal senso, peraltro con degli antecedenti illustrissimi, insomma. E dobbiamo usare le parole come delle teste d'ariete, dobbiamo tirare giù le porte, dobbiamo tirare giù i muri, dobbiamo allargare lo sguardo, dobbiamo allargare gli orizzonti, e per farlo abbiamo questi strumenti. Perfetto Giulio, grazie. Volevo semplicemente intervenire su una richiesta che ci fa Clara Castoldi. Come si articola il libro? Queste provocazioni verbali sono spiegate e illustrate per immagini? Non ho capito. Beh, qui posso intervenire io brevemente. Il libro si articola in due parti. La prima parte contiene, diciamo così, queste, chiamiamole arguzie, insomma, questi giochi linguistici, questi scommesse e queste proposte all'indovino, all'indovinare, insomma, quella che è la risposta corretta, dove Tiziano appunto si sbizzarrisce in questa ricerca della modifica della parola, della novità di contenuto, dell'assonanza, insomma, creando un effetto che è sempre un effetto ridicolo, insomma, che muove a ridere, che spinge alla riflessione talvolta, il più delle volte però con degli effetti decisamente gradevoli e che ci danno una proposta appunto della lingua
divertente, come uno strumento vero e proprio di piacere. La seconda parte è una parte che ha meno a che fare con questa prima, deriva, e ce lo faremo poi spiegare da Tiziano, da un lavoro più lungo che lui qui ha sintetizzato assai, assume la natura di una sorta di racconto, dove però diciamo la lingua stessa viene utilizzata per la prosa in una maniera sorprendente, appunto gaddiana, come lui l'ha chiamata, insomma. Quindi c'è una ricchezza e una molteplicità di termini, talvolta complessi, talvolta in disuso, talvolta accostati in una maniera sapiente e sempre sorprendente, talvolta utilizzando una metrica e dei periodi del tutto particolari che ne fanno effettivamente qualcosa di gustosissimo. Ma prima di lasciare a lui il compito di illustrare questa seconda parte, che anche secondo me è rilevante tanto quanto la prima, io l'ho trovata proprio perché forse più difficile da comprendere, addirittura più interessante della prima parte, vorrei porre una domanda a Simone. Ed è una domanda che riguarda proprio il senso ultimo della lingua e quindi della comunicazione. In definitiva, noi siamo abituati ad approcciarci alla letteratura sulla base di significanti che conducono a un significato, a una specie di tendenzialmente il realismo, insomma, della parola, per cui inevitabilmente la parola, così come è costruita, deve rimandarci ad una realtà, che è la realtà che ne viene descritta dalle parole stesse, quasi le parole fossero la sostanza di quell'ombra che la realtà stessa è. Eppure qui, e comunque a un certo punto della storia della letteratura, questo rapporto tra significato e significante in qualche modo salta. La parola non sembra più creare la realtà, ma sembra creare al contrario delle realtà parallele sostanzialmente, o addirittura delle realtà al quale ci sfugge il significato, anzi sembra quasi goderci a non avere significato apparente, curiosamente spiazzandoci, come se noi ci attendessimo dalla parola sempre e costantemente che ci desse qualche rimando al reale. Ma può accadere che non sia così. Altri esperimenti sui segni, io penso sempre, che so io, a Serafini, al Codex Serafinianus, addirittura fanno letteralmente, deprivano totalmente attraverso l'invenzione di un linguaggio con una grafia che è illeggibile, volutamente illeggibile, ci privano completamente di questa pretesa da parte nostra di volere comprendere il testo. O no, affidandolo in questo caso qui alla pura fantasia. Ecco, mi piacerebbe che tu facessi una riflessione su questo tema qui, perché credo che sia abbastanza cruciale. Poi, se non è così, correggetemi naturalmente. Allora, sì, è chiaro che qui stiamo arrivando al cuore della seconda parte. Sì, il surrealismo è quello, diciamo, è l'acrobazia della parola, è il gioco per il gioco, che però diventa serio. Quando si gioca con le parole si arriva inevitabilmente a nuovi significati, a nuovi mondi. Però io vorrei tornare un attimo su Gadda, perché uno dei regali più graditi è stata per me ricevuti è stata l'opera Omnia di Gadda. A un certo punto mi è stato regalato tutto Gadda e sono entrato anch'io, come probabilmente è successo a Tiziano, in fissa con Gadda. Non trovavo più niente oltre Gadda, cioè mi sembrava che fosse un universo completo. Gadda, tanto più che l'universo di Gadda continua a mutare e quindi hai sempre la possibilità di trovare un nuovo cratere che non avevi visto ancora prima, hai sempre qualche cosa di nuovo. E quindi ecco, è un po' questa la domanda che volevo chiedere, fare a Tiziano. Il tuo viaggio di Gadda, da dove è partito? Da dove, come dire, è partita la tua navicella in quel mondo pericoloso? Che è quello di Gadda, di cui non sei uscito, mi spiace Tiziano, sei ancora all'interno,
e cerca di uscirne. Ovviamente, e un'altra domanda è questa. Da docente non posso esimermi da chiederti questo: quanti dei tuoi studenti capiscono gli aforismi? Cioè, perché ovvio che li avrai testati, perché gli studenti sono inermi di fronte alle nostre follie, quindi mi chiedo quanti possano cogliere questo aspetto e come dire, che reazione hai avuto di fronte a questi giochi verbali? Ok, allora rispondiamo con la risposta più semplice, quella dei nostri studenti. Allora, io qualche volta ho proposto delle frasi, certo, delle frasi, devo dire che sono state accolte bene, ecco, con una grande ilarità, no? Insomma, ilarità, soprattutto quelli, anche quelli un po' più complessi e complicati, un po' più con il doppio senso magari. Ecco, li ho visti molto, molto perspicaci, molto perspicaci, andando a tirar via quel significato che c'era in superficie. Ecco, quindi teniamo presente che sono meccanici anche, sono meccanici e sono falegnami, e quindi è già una grande conquista questa, no? Questa di riuscire a comprendere certi meccanismi della lingua. Poi per quanto concerne Gadda, si può dire che me ne sono innamorato a 19 anni e, assieme a Pasolini, dunque sono i due grandi che mi hanno accompagnato, ecco, mi hanno accompagnato. Ho veramente letto tutto, sia dell'uno che dell'altro. Quello che mi è rimasto proprio nel cuore è la cognizione del dolore. Del dolore. Dunque, mi ha veramente colpito. E poi il resto, anche la Dalgisa, anche la Dalgisa e quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Ho visto Davide Bassi, sì, sto anche parlando di voi, che siete molto perspicaci, siete andati a trovare dei significati laddove altri, gli adulti, magari non c'erano riusciti, ok? Quindi è un motivo di vanto questo per voi. Allora, e poi volevo dire una cosa su quello che mi diceva Giulio prima. Diceva Giulio prima che questo linguaggio, no, che è in continua ebollizione, no, insomma, in continua ebollizione. A me piace pensare il linguaggio come una sedimentazione, cioè proprio una sedimentazione che si riattiva ad un certo punto per un input. Non dovrei ancora andare sull'inglese, uno stimolo, un'eccitazione, insomma, ecco, un'eccitazione. E mi piace ricordare un autore eccezionale, Joël Bosquet, che diceva che il nostro essere interiore non ha limite, libera tutto quello che nomina. In più, il nostro linguaggio non è mai il linguaggio di un solo uomo, ok? Quindi ci spiega che noi siamo la sedimentazione di tutto ciò che abbiamo incontrato. Autori
non autori, artisti, pittori, scultori, musicisti, tutto. Tutto ci si sedimenta, ok? Ad un certo punto va lo stimolo a un po' scombussolare tutto quello che noi credevamo fosse lì fermo. Ecco, quindi mi piace questa cosa, pensare che noi non siamo un solo linguaggio. E dagli incipit viene fuori proprio questo, tutta la sedimentazione che io mi sono portato dietro, anzi dentro, ecco, questa sedimentazione non ha aspettato e è uscita. Ora, se volete, posso andare a leggervi un brano degli incipit. Ecco, non scambiatemi per un pazzo, perché no, lo sei, tizio, quindi non preoccuparti. È tutto, va bene. Ok, allora andiamo a vedere. Sì, credo che sia più che opportuno, perché ripeto, è essenziale la seconda parte. Sì, ma ecco, anche a Clara Castoldi, che chiedeva se c'erano delle immagini. Non ci sono delle immagini, non ci sono delle immagini, però queste facezie, questi giochi linguistici creano delle immagini virtuali, ecco, delle immagini virtuali, sì. Allora, andiamo a vedere sinapsi questo. Vedete tutti? Adesso lo mettiamo. Aspetta. Vedete? Eccoci. Si vede? Sì. Ah, ecco, no, ecco. Ora, quindi, questa è la copertina, eccetera, eccetera. Ecco, tanto per intenderci, quella frase su Lazzaro, ecco com'è graficamente, quindi non ci sono delle illustrazioni, ma questa frase spinge a immaginare questo resort, ecco, che in realtà gioca sul fatto del risorto. Ora andiamo a sprombattuto la scatologia, ecco, la disciplina scientifica appunto che studia il contenuto delle scatole di Piero Manzoni, grandissimo artista provocatorio. Ora, eccolo qua, l'incipit, questo è l'incipit, ok? Eccolo qua. Quindi, la trama è semplicissima. Viene trovato in un cassetto un libro di poesie di un uomo di 47 anni, Alvaro, morto da alcuni giorni in un incidente stradale. L'uomo ha due figlie, Veronica e Pierina. Il libro è dedicato alla sua giovanissima amante, Dominique. La vedova Alma incontra l'amante del marito durante il funerale. Ecco qua, quindi si inizia da questa scoperta del manoscritto. Ora, una mano uscita non proprio rugiadosa e adamantina dall'acqua santiera, il gregoriano che rimbombava nel grembo materno, scardina il cassetto, l'arca dei sogni gloriosi del fidato marito ormai stecchito qual baccalà, e portoghese servito verde con contorno di cavoli e patate. Era lavoratore più che indefesso, diremmo tayloriano, è quel che si addice alle operose api metalmeccaniche fordiane della casa editrice, di cui menzione qui non si fa, per non fare papparapapà biscione lungo vestito. Quindi qua è un riferimento a quella parapapapapà, quindi ecco le immagini, l'inconscio che viene fuori, no? Insomma, avete presente tutti i Berlusconi, no? Quando il suo
Canale 5, ecco che aveva questo jingle, questo ritornello musicale, no? Ecco, io l'ho ripreso unendolo alla pubblicità. Avvezzo al Bodoni, Alvaro, ormai varcato nell'aldilà perché era morto, insomma, una vita sacrosanta, curva e parabola su lemme, stanare scempi, ortofrutticoli, rave, fave, simili a menicoli, serrava nello studio sudato di sudate carte, sineddoche di libri e trui, operette sue, arie della sua anima poetica, tentacoli lirici, in testa medusa dai crudeli capelli. Ecco qua, ci sono delle, come vi dicevo prima, delle sedimentazioni, no? Insomma, quindi la medusa qua è un riferimento a Caravaggio, no? A Caravaggio, ecco, con il suo quadro della medusa dai crudeli di capelli. Oppure anche quindi qua si spiega che quest'uomo aveva la passione per la letteratura, ecco. Il problema fu però sua di partita, quindi la sua morte, di modo che la moglie e culinaria e materna Mano, Bartolo, Colonne, d'Alvaro, Erculeo. Quindi qua c'è questo gioco, no, della moglie che varca le colonne d'Ercole del suo studio, ok? Del suo studio, Erculeo, le colonne d'Ercole, del suo studio, là nei pressi di suo ligneo studio, mai offeso in vita sua dall'alma uxoria, cioè mai la moglie era entrata nel suo studio. Quindi, ecco, quindi no, se volete continuo, se volete continuo, altrimenti aspetto delle domande magari. Ecco, Tiziano, fai comprare il libro. Va bene, ok. Ok, quindi è un eufemismo per dire fermati. È un eufemismo per dire fermati, ok. No, è che se poi spoileri troppo, insomma. Va bene. Quindi è una questione di marketing, Tiziano. Ok, basta. Non parlerò più allora. Non parlerò più. No, ecco, era da questo, no? Insomma, quello che dicevo prima, no? Proprio l'importanza di chi abbiamo incontrato, ecco, di chi abbiamo incontrato sia nella realtà, ma anche nella nostra fantasia, no? Insomma, nella nostra fantasia e tutti gli autori. Io questi miei autori li chiamo le mie badanti. Ok, perché mi hanno assistito proprio, mi hanno assistito nella mia vita, insomma, ecco, mi hanno assistito, mi hanno confortato certe volte, mi hanno confortato e non e certe volte però mi hanno anche magari fatto vedere la realtà, no? Insomma, la realtà, e questo non è tanto bello, però almeno ho vissuto, devo dire di aver vissuto. Avere un editore senza i libri dietro, però, stavo facendo una battuta, Alberto, vero? Dove sono quei libri? Anch'io. Ma sai, ti dico, Simone, talvolta sono rimasto sorpreso invitando degli autori anche in libreria, anche vincitori talvolta di premi abbastanza rilevanti. Sono rimasto sorpreso, dicevo, sentire dichiarare pubblicamente da loro che non leggono. Una cosa che mi sono sempre chiesto da questo punto di vista è come sia possibile che una persona utilizzi la parola sostanzialmente senza vedere come gli altri la utilizzano.
quali significati gli altri le danno, come la costruiscono la consecuzione delle parole e sostanzialmente dunque come loro danno vita ai suoni e ai significati o ai non significati che ci si aspetta, insomma, da un'opera letteraria di natura politica. Sì, ciao, poetica. In effetti è possibile in qualche modo creare senza possedere gli strumenti? Provo a rispondere anch'io. Volentieri. Secondo me, si può. Si può nel senso che la parola è data a tutti ormai, quindi come dire, è anche una questione proprio di che cosa vuoi arrivare, a che cosa vuoi arrivare. Quando escono le biografie di Valentino Rossi, o insomma, ci sono scrittori che, come dire, che vendono milioni di libri senza aver nemmeno letto, quindi chiaramente con ghostwriter, è evidente che non è necessario leggere. Io ho trovato anche molto onesto quello che ha detto Tiziano in chiusura, e quindi è una cosa che mi ha fatto riflettere, che mi trova anche d'accordo. Come la scrittura sia anche ogni tanto una sorta di labirinto in cui ci si perde molto, cioè si rischia di perdere anche alcuni elementi di realtà. Questo è un rischio concreto per chi legge moltissimo. E forse, questa era un'altra domanda che vorrei fare a Tiziano, forse il periodo del Covid ci ha anche invitato ancora di più in quel mondo della lettura e forse in qualche senso abbiamo bisogno di uscire portandoci dietro un libro. Ecco, questa è la cosa bella, cioè i libri ci devono accompagnare uscendo, ma ecco, in questo senso volevo che approfondisse questo concetto del libro che rischia in qualche modo di essere un posto troppo felice, e quindi ed è difficile metterlo in contatto con la realtà ogni tanto. Sì, devo Prego, rispondere. Sì, beh, in questo periodo certo ci ha spinto a leggere quasi in maniera ossessiva, no? Per non guardare fuori, ecco, per non guardare da fuori, però si rischia di troppo guardarsi dentro poi. E lì è un altro limite nostro. È un altro limite nostro. Dunque, cosa dire? Nessuno ha sentenze e nessuno ha delle, diciamo, delle medicine, no? Ognuno sopravvive come riesce, ecco, come riesce. Però dico, ripeto, siamo anche chi abbiamo letto e chi abbiamo incontrato, anche se ci hanno fatto del bene, ci hanno fatto del male, sono rimasti indifferenti, ma li portiamo. E solo si possono cogliere queste in alcuni particolari, magari, no? Insomma, come prima, quello è il riferimento al pittore, no? Al Caravaggio. Ecco, quello a me ha veramente colpito. È per questo che dico che sono badanti, insomma. Ci stanno addosso, ci assistono, ci assistono. No, ecco, volevo dire un'ultima cosa anche, no? Insomma, quella oggi poi, non a caso abbiamo scelto questa data, il 2 febbraio, ok? 2 febbraio, per chi non lo sa, nessuno lo sa se non qualche sfortunato come me o eccetera eccetera. Allora, 99 anni fa,
Joyce pubblicava l'Ulisse, ok? Con Silvia Beach, eccetera, eccetera. Quindi aspettavo i 100 anni, però mi sono accontentato anche dei 99 e quindi ecco perché ho chiesto ad Alberto che si scegliesse questo giorno, perché il riferimento è a Joyce, un altro che ha spezzettato, ha fatto spezzatino della lingua, no? Insomma, per decostruirla per poi rifondarla, no? Magari più che per l'Ulisse, per il Finnegan's Wake, no? Insomma, questa opera assurda però eccezionale nello stesso tempo. Quindi direi che viene fuori anche qua il mio amore per le date, come diceva il nostro buon Guido Gozzano, no? Amo le date. Ecco, 2 febbraio, dunque, Joyce, anniversario, era anche il suo compleanno, il 2 febbraio era anche il suo compleanno, ecco perché l'ha fatto uscire quel giorno. Ma c'è un aneddoto che solo io e Alberto sappiamo, no, di questo libro, ok? Anche Simone. Quindi, quando volevamo presentarlo la prima volta? Il 29 febbraio del 2020, in un giorno dunque che non esiste perché arriva ogni 4 anni, no? Insomma. E quindi, ecco, quindi questo libro è un po' l'emblema del libro che non esiste, però c'è, ecco. Non esiste, però c'è. E quindi a me piace dire questa cosa. È un libro che non esiste, ma c'è. Ok? Questo. Mi permetto di intervenire perché stai raccogliendo nel frattempo delle opinioni riguardo al rapporto tra quel che siamo e quello che abbiamo letto, molto, molto vicine alla tua idea. Questa è di Anna Saligari, che salutiamo. Sono profondamente d'accordo, siamo tutto ciò che viviamo, che conosciamo, che approfondiamo, da cui siamo sfiorati e da cui ci facciamo attraversare. Grazie Anna. E poi ancora Vanessa, che dice: siamo quello che abbiamo letto, è verissimo, e gli anni delle medie e le superiori sono importantissimi per la formazione della personalità, anche attraverso gli spunti di ciò che leggiamo o che i prof ci propongono. Deve aver avuto un'esperienza scolastica molto positiva, Vanessa. Insomma, è brava. Non sempre così è, ahimè. Insomma. Dobbiamo purtroppo avviarci a concludere, perché in effetti la proposta era quella di restare dentro l'ora e siamo già sull'ora e un quarto di trasmissione, ma credo che talvolta le cose anche che più restano impresse siano proprio quelle che hanno la capacità di essere sintetiche, e credo che questa sera forse in questo sforzo noi siamo riusciti a realizzare qualcosa. Vorrei invitare in qualche modo sia Giulio che Simone a concludere, prima di lasciare la parola a te Tiziano, per in qualche modo per invitare, anche se c'è un signore qui che ci dice si conclude già. E risponde: no, per favore. Grazie mille Matteo. Matteo peraltro ci ha mandato anche alcune riflessioni un po' preoccupate sul fatto che ormai, dice, ma ormai i libri cartacei non ci sono più, ormai ci sono gli ebook, era così bello sfogliare le pagine dei libri, sentire con mano la carta, eccetera. È pur vero che questo potrà essere vero, e lo è solo parzialmente, però è vero che la letteratura e la creazione viaggia fortunatamente su tutti gli strumenti possibili, insomma, e da questo punto di vista
non vedo delle grossissime preoccupazioni o dei grossissimi limiti, insomma. Penso che, voglio dire, per quanto sia fascinosa la scrittura su penna, probabilmente resti ancora, poi alla fine la scrittura digitale o la lettura digitale permettano al contrario ancora più numero di un numero ancora maggiore di persone di potervi accedere, insomma. Però eccetera. Ecco, passo la voce a voi allora, Simone e Giulio. Dai, Simone. Allora, Tiziano, ti invito a diventare grande, nel senso che ti invito a scrivere ancora, perché questa prova di scrittura prelude, secondo me, a un altro percorso, conoscendoti, perché non, con Tiziano non, siamo abituati a vederlo cambiare, a vedere sempre nuove versioni di Tiziano. Ricordo il suo lavoro bellissimo sulla poesia femminile, ricordo i suoi bellissimi lavori sulla fotografia. Quindi ti invito a continuare questo sforzo perché sono sicuro che troverai nuove corde alla tua anima poetica. Ricordo che è anche un grande appassionato appunto di poesia, Tiziano, quindi non mi stupirei se qualche cosa andasse in quella direzione. Quindi semplicemente con un invito a continuare questa avventura. Va bene, grazie. Grazie mille. Giulio. Sì, io volevo dire solo velocemente un'ultima cosa rispetto al discorso di prima, quello che hai chiesto tu, Alberto, per dire due cose. Allora, tra i miei studenti c'era un signore bengalese di una cinquantina d'anni, completamente analfabeta, che non riusciva neanche a dire mi chiamo, eccetera, eccetera. E un giorno durante una lezione disse questo, disse la neve è bella perché balla. Che può essere una cosa così molto banale, ma testimonia invece di come la capacità poetica sia in ognuno di noi. Quindi si può scrivere senza aver letto e fa. È più difficile, chiaramente. Poi bisogna capire che cosa si intende per scrivere, cioè se di qualità o meno, chiaramente. Però si può fare. L'altro esempio che volevo fare è un altro testo, ahimè, introvabile, ma che è un capolavoro ed è un testo di Adalgisa Conti. Adalgisa Conti era una ragazza anni di Anghiari che venne rinchiuso in manicomio e ci morì che aveva più di 90 anni e lei scrisse questo libro sgrammaticato, lei non aveva una grandissima cultura ma era una donna molto intelligente, scrisse questo libro che si chiamava Manicomio 1914 e che poi era stato recentemente ripubblicato intorno agli anni 2000. Gentilissimo signor dottore, questa è la mia vita. È un libro straordinario perché testimonia proprio questo, testimonia come effettivamente anche avendo pochi strumenti, si riesca a fare, in quel caso si tratta proprio di letteratura, ecco, non è più semplicemente una buona scrittura, ma in quel caso è letteratura. È difficile, ma chiaramente si può. Questo non toglie che se si legge meglio, chiaramente, insomma, il messaggio poi fondamentalmente è quello. E io concludo ringraziandovi dell'invito, ringraziandovi per avermi fatto partecipare a questa presentazione del lavoro di Tiziano, che spero poi un giorno di poter conoscere anche dal vivo, perché per adesso siamo qui intrappolati su StreamYard. E dico a tutti di seguire l'esempio di Tiziano, cioè dico a tutti di seguire quello che Tiziano fa, quello che Tiziano si propone di fare, di scoprire la parola. Va Tizi, eccoti. bene, allora, dulcis in fundo, arrivo io. Allora, io vi voglio prima di tutto ringraziare perché siete stati eccezionali, forse troppo buoni con me.
troppo buoni con me, non me lo merito. Non me lo merito perché... No, scherzo. Allora, ma sì che me lo merito. Allora, Deciditi, Tiziano. sì. Ok, aspetta un attimo, no, scusa, devo finire in bellezza, no? Insomma, devo finire in bellezza. No, ecco, devo ringraziare soprattutto Albert anche perché è stato l'editore che ha creduto in me, ok? Dopo aver dilapidato le mie fortune in gioventù, con la stampa di libri, di poesie, di fotografie, eccetera, eccetera, è arrivato il Salvatore, è arrivato Il resort. uno che mi ha detto, ti pubblico io, sia quel che sia, ma ti pubblico io perché tu lo meriti. Ecco, io quindi devo ringraziarlo e quindi al mio 87esimo libro, finalmente sono riuscito a farmi stampare, a farmi pubblicare da un editore vero, da un editore vero. Le mie fortune sono tutte lì anche, sono tutte lì dietro, dunque ne avrò ancora da masticare come mi invitava gentilmente Simone a proporre altre cose, no? Insomma, fino a che lì sarà bello pieno, ci sarà carburante, ci sarà benzina. Ecco, Questa è giustamente Anna, ci ricorda, insomma, qual è appunto. la tua storia, ma una parte minima della tua storia Sicuro, di Anna, sicuro. creatore, sia poetico, soprattutto poetico, sia fotografico, sia anche prosaico, di Eh prosa, sì. insomma. Molto interessante quello che Anna, perché insomma ti riporta a quello che effettivamente hai prodotto. È molto interessante anche il fatto che molte delle tue opere siano state pubblicate solo in 3 copie. Mi Sì, sembra esatto, un dato significativo e incisivo anche questo, insomma. certo. E E anche non con casuale. vari pseudonimi anche. Dunque io come Tiziano Maffessoni è forse la prima volta che esisto anche nell'editoria. Come nome. Ascoltate, gente, prima di salutarvi, vi ricordo che il testo effettivamente è disponibile, è acquistabile ovviamente presso la libreria che ho il piacere di guidare, ma è di Con fatto un acquistabile comunque caffè, anche con un su IBS. caffè. Per chi non potesse acquistarlo direttamente presso le librerie, su IBS, su Amazon naturalmente, e anche presso alcune librerie, sia della provincia di Sondrio. No? Non andate su internet, andate da Alberto, forza. Muovete il Grazie, ma culo. era per dirlo a quelli che ci seguono da Bologna piuttosto che da fuori, insomma, ho Beh, visto gente allora sì, di Bergamo e di Brescia, insomma, effettivamente. qualcuno da Milano, per cui la cosa qui si mette bene. Il libro ha un prezzo del tutto contenuto, costa 12,50 euro, è garantito il divertimento, ma ripeto, non tanto non solo per il non senso nelle battute, ma proprio il divertimento nell'approcciare una lingua che è una lingua davvero singolare. Anche l'esercizio che qualche volta noi dovremmo fare, che è quello di approcciare una lingua che in apparenza è difficile perché non la capiamo, ma molto spesso sta proprio nel non essere capita la forza della lingua stessa, insomma. Siamo troppo legati a degli schemi di natura, accademico, per cui significato, significante, devono avere un rapporto stretto, eccetera, eccetera. Qualche volta invece la lingua no. La lingua può essere puro suono, può essere puro gioco, può essere gioco creativo. Insomma, pensiamo all'arte, in modo particolare all'arte contemporanea, quella che ha perso il contatto rispetto alla descrizione della realtà, insomma. Risulta bella e armonica, compresa nel suo insieme, sostanzialmente, più che nella sua capacità descrittiva o di rimando alla realtà. Vabbè.
perdonatemi questo. Prima di chiudere, volevo, se riesco naturalmente, in questo mio esercizio computerizzato, mettervi a conoscenza di un evento che si terrà la prossima, sempre questa settimana, e che avrà come protagonista, adesso ve lo apro, se la fortuna mi darà occasione di riuscirci, ve lo apro, scusatemi ancora un secondo, prima che voi fuggiate tutti perché siate stufi di vedermi qui a smanettare, eccolo qua, dovremmo esserci riusciti, è questo incontro che si svolgerà, ce l'ho fatta, sì, finalmente sì, questo incontro che si svolgerà giovedì prossimo alle ore 20:30, in cui ci attarderemo relativamente, perché in realtà durerà dalle 8:30 alle 9:30, insomma, con Marco Foppoli, che è un araldista di grandissimo valore, ad affrontare un po' il tema dell'araldica. Ora, l'araldica sembra una scienza tutto sommato vecchia e che ha a che fare con cose che ormai non dicono più nulla, perché sono affrescate oppure collocate sulle testate dei monumenti più antichi. Eppure essa rivelano dei segni che sono dei segni storici, ma anche delle simbologie che noi non siamo più in grado di interpretare. Eppure la nostra realtà si nutre di simboli, e anche di simboli che hanno come senso l'autorappresentazione, insomma. Pensiamo ai brand delle grandi case, pensiamo ai brand di Amazon, pensiamo ai brand della Fiat, pensiamo all'Alfa Romeo, pensiamo a tutti quanti quelli della Nike e compagnia bella, sono in qualche modo la reinterpretazione contemporanea di un'autorappresentazione che una volta passava attraverso gli stemmi araldici. Ecco, in qualche modo ragioneremo proprio di questo, insomma, di come non passi tempo senza che il nostro bisogno di autorappresentazione trovi in qualche modo una manifestazione e una come dire, un disegno, una forma. Vi invito a partecipare, anche se non necessariamente siete esperti di materia storica oppure non appartenete a una famiglia nobile, insomma, come la maggior parte di noi. D'altro canto, ripeto, insomma, scopriremo delle cose veramente interessanti sull'araldica, tipo il fatto che anche famiglie molto, molto meno locate, più basse nei gradini sociali, molto spesso potevano dotarsi di stemmi, avevano stemmi, e comunque l'evoluzione dall'aristocrazia alla borghesia non ha ridotto questo bisogno di immagine, ma anzi l'ha potenziato. Bene, detto questo, ho detto veramente tutto. Io ringrazio tutti i partecipanti per aver dato vita a questa splendida serata, ringrazio in particolare Tiziano di onorarmi di questa amicizia che per me è preziosa quanto è prezioso veramente il sole la mattina, e a voi Simone e a te Giulio di essere stati qui con noi questa sera e di aver reso così bella e così ricca e così divertente, insomma, questa trasmissione. Grazie a voi, e mi rivolgo adesso al pubblico e spero presto di avere occasione ancora di avervi ospiti per le prossime trasmissioni. Ciao, ciao e buonasera. Ciao Rich.